Con il voto di fiducia di oggi, il decreto liberalizzazioni accorcia il percorso che lo separa dal via libera definitivo in programma per domani alle 19.30. Sul provvedimento in scadenza sabato prossimo resta l'incognita della copertura finanziaria evidenziata dalla Ragioneria Generale dello Stato. La questione sarà affrontata dalla Giunta per il Regolamento della Camera, che si riunisce il 29 marzo alle 11. Lo stesso giorno, alle 17, l'argomento sarà oggetto di confronto tra il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, e una delegazione della Lega. Questa mattina il Copasir ha ascoltato in audizione il ministro Giulio Terzi di Sant'Agata. Il titolare degli affari esteri ha riferito sulla morte in Nigeria dell'ingegnere italiano Franco La Molinara. L'esenzione dall'IMU per gli edifici rurali di montagna non abitativi. La proposta arriva nel corso di una conferenza stampa al Senato nella Sala Nassiria. All'incontro con la stampa sono intervenuti i senatori Giacomo Santini, presidente del gruppo parlamentare Amici della Montagna, e Paolo Scarpa Bonazza Buora, presidente della Commissione Agricoltura del Senato. Salta l'intervento del ministro Mario Catania per gli altri impegni istituzionali. La Commissione bicamerale sugli enti gestori questa mattina ha ascoltato il presidente e il direttore generale dell'EMPAIA, l'ente di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura. Al centro del dibattito la gestione e la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati. È stato presentato oggi pomeriggio il rapporto OCSE sulle prospettive dello sviluppo globale, la coesione sociale in un mondo di trasformazione. La presentazione, organizzata dal CESPI, il Centro Studi di Politica Internazionale, si è svolta nella sala del Mappamondo.